Sì, oggi il Consiglio Comunale avrebbe dovuto discutere sul conto consuntivo e sull'approvazione della convenzione con l'ISBEM, che erano due argomenti che meritavano un passaggio e un approfondimento nella relativa commissione. Effettivamente la commissione era stata convocata, ma insomma appena un'ora fa, e in sede di commissione ci siamo tutti accorti che insomma effettivamente non era possibile fare questo approfondimento in un lasso di tempo così ristretto. Gli argomenti erano importanti, che bisognava sicuramente dedicarvi più tempo. Bisogna dare atto per la verità anche al Presidente della Commissione, che aveva cercato di trovare proprio lo spazio utile per cercare di contemperare queste esigenze, ma quando ci siamo riuniti insomma, a tutti è balzato agli occhi che non era possibile continuare in questa direzione, e quindi poi ne discende automaticamente il Consiglio Comunale, che non poteva discutere argomenti che non erano stati già licenziati dalla rispettiva Commissione, e quindi si è arrivati a questa decisione in modo concorde. Il Consiglio Comunale rinviato, lo chiediamo al Presidente del Consiglio, quale motivazione? Beh, la motivazione è emersa molto chiaramente dai consiglieri comunali che sono intervenuti. Praticamente diciamo che non c'è stato il tempo per approfondire bene i temi, e quindi in qualche modo la proposta che è venuta dalla minoranza è stata appunto quella di avere più tempo per poterlo fare. Mi è sembrato che anche i capigruppo e i consiglieri di maggioranza, oltre alla stessa giunta, abbiano condiviso questa impostazione, per cui insomma unanimemente abbiamo visto che l'epilogo è stato semplice da fare. Argomenti importanti, quelli in discussione oggi, quando vedranno la luce? Beh, subito dopo le elezioni. È imprescindibile, subito dopo le elezioni metteremo in campo appunto sia la commissione, che provvederà questa volta ad approfondire bene il tema, e poi anche il Consiglio Comunale. Io penso nella settimana successiva alle elezioni si possa fare.